Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, sono Francesca, sono un'assistente di volo base Miami e sono super addormentata perché mi sono svegliata comoda comoda alle 3:30. Però dai, andiamo in un bel posto, quindi venite con me e voliamo a New York. Sono appena arrivata in aeroporto, sono veramente stanca perché se avete notato io sono abituata magari a fare i voli notturni, quelli in cui non dormo la notte, però invece fare un volo che mi devo svegliare così presto, insomma, mi ha un po' scombussolato. E oggi parto dal terminal e il problema di questo terminal è che praticamente non c'è quasi niente. E vedete quanta roba mi sono portata? Ho la valigia strapiena, anche se in verità sto andando via solo per una notte, quindi potevo anche viaggiare super leggera. Però siccome oggi è il 30 di dicembre e torno domani mattina, quindi 31, presto la mattina, quindi dovrei riuscire a fare Capodanno a casa, l'1 gennaio in verità sono di riserva, quindi gennaio sarò a riserva tutto il mese e siccome già so che se io mi porto i vestiti poi non mi usano e non succede niente, ma se invece non me li porto sicuro succede qualcosa, ho detto portiamo in abbondanza. L'unica cosa positiva di questo terminal è che ha l'area giochi, quindi se passate di qua sapete che i bimbi possono giocare ed è molto carina. Sono appena salita a bordo, oggi sono la numero 1 sul Boeing 737 e non è ancora stato fatto catering, quindi ho solo controllato che l'aereo fosse pulito. Sono andata a prendere delle tazze da caffè dietro nel galley, visto che davanti non c'ho niente, così almeno riesco a bermi un caffettino. Siamo appena arrivati, sentite già che bel casino qua a New York. Guardate un po', sono appena entrata in un armadio praticamente, piccolissimo. Cioè il bagno è più grande quasi della camera. Questa è New York per voi. Guardate che bella vista. Wow! Una vista spettacolare oggi. Tra l'altro fa freddissimo perché qua è spento, quindi accendiamo subito. Vedete che è molto più piccolo rispetto alle altre camere americane, perché sappiamo che il prezzo al metro quadro di New York è veramente alto. Qui dobbiamo accontentarci, tanto alla fine si dorme e basta in camera, quindi non c'è bisogno di una camera grande. Adesso mi cambio e usciamo subito. Sono appena uscita dall'albergo, sono in piena Manhattan, vicino a Macy's. Vedete che c'è anche un bel sole, quindi vi devo dire che fa freddo, ma neanche tanto, quindi oggi non posso lamentarmi. Se avete visto gli ultimi due video invece su New York, faceva freddo, pioveva, quindi a questo giro è andata bene. Adesso andiamo in giro a caso, come al solito. E guardate, qua c'è anche Toys R Us, che è un negozio di giocattoli che era veramente fallito qualche anno fa. Infatti non se ne trovano più in giro per gli Stati Uniti, però si vede che qua sono riusciti a riaprire. Tranquilli che non ci entro dentro Macy's, così non spendo soldi. Cioè facciamo un sondaggio, chi è che mangerebbe questa roba qua? Cioè, hanno il coraggio di chiamarla pizza. Bello che i newyorkesi vogliono credere di averla inventata loro la pizza. Decisamente no, direi. La vedete quella palla là in alto? Domani cadrà allo scoccare del 2023. E qui invece vedete stanno allestendo il palco scenico per l'evento di domani, visto che oggi è il 30 di dicembre, domani 31 dicembre, qua a Times Square sarà il delirio.
guardate, questa invece è la coda per prendere i biglietti di Broadway scontati. Quasi quasi ci avevo fatto un pensierino, adesso che ho visto la coda, anche no. Io sono dell'opinione che il tempo è denaro, quindi cioè se devo stare in coda per risparmiare, praticamente faccio prima a comprarlo online a prezzo pieno, quindi non fa per me. La sposa, c'è la sposa e lo sposo, giovanissimi. Oggi è una splendida giornata che non fa neanche freddo, cioè fa freddo però insomma una roba normale, c'è il sole, e invece domani, quindi giornata proprio di festa qua, tutta la gente che sarà lì a Times Square, le previsioni danno tipo il diluvio universale, quindi non molto fortunati direi. Io invece penso che passerò il Capodanno cena a casa, e poi se siamo avventurieri così magari andremo su Ocean Drive a vedere i fuochi d'artificio, se non mi addormento prima sul divano, perché potrebbe essere. Qua c'è un'altra coda, non chiedetemi perché cosa, perché non lo so, però qualsiasi cosa sia, anche no. Guardate, questo qua è il Rockefeller Center. Volendo potete andare fino sul Cucuzzolo e la vista è spettacolare. Oggi non vi ci porto perché poi c'è la terrazza all'aperto, che va bene che c'è il sole, però secondo me là sopra ci sarà un attimo di venticello. Qua c'è il Radio City, dove c'è lo spettacolo delle Rockettes. Tra l'altro mi sembra che ci sia proprio tra un'oretta. E la gente che era in fila forse lì al dove prendere i biglietti scontati, secondo me dopo verrà qua. Vedete queste mandrie di persone? Stanno andando a vedere l'albero davanti a Rockefeller. Adesso ci vado anch'io, mi metto nella mandria. E per stare in tema di code, questa è la coda per salire sul Top of the Rock. Continua all'infinito, però siamo arrivati all'alberello. Me lo aspettavo più grande. Cioè praticamente venire in vacanza a New York per Capodanno è un incubo secondo me, più che una vacanza. O siete super miliardari che allora, che ne so, avete la casa proprio su Times Square con evento privato, oppure avete appunto conoscenze che vi fanno passare avanti a tutte queste file, sennò veramente, cioè passate la vacanza in fila praticamente. Qua siamo arrivati alla chiesa di St. Patrick's, siamo sulla Fifth Avenue, qua c'è la scultura dell'Atlas e qui ovviamente trovate tutti i negozi lussuosi se volete spendere un po' di soldi. Qua c'è il negozio del Lego, altra coda ragazzi, altra coda, veramente un incubo, cioè io giusto perché sono qua per lavoro, ma se no... anche no, quindi meno male che adesso che lo so non verrò mai a fare il Capodanno qua. Guardate, pupazzo di neve sull'aeroplanino. Ecco qua il Plaza, che è apparso in tantissimi film. Chi è che me ne sa nominare qualcuno? Ragazzi, questi cosi qua vogliono 6,99 al minuto.
Io ho la bici cargo dove posso mettere nel cestone davanti 4 bambini o 2 adulti. Comincio a fare anch'io questo business. Divento miliardaria, cioè 6,99 al minuto è tantissimo. Qua invece siamo arrivati a Columbus Circle. È una piazza. Circle perché è un cerchio. Ovviamente non poteva mancare la lamentela sul meteo. Cioè la temperatura devo dire che non è malvagia, però sto soffrendo veramente tantissimo gli sbalzi di temperatura, perché fuori fa freschino, cioè non fa tutto freddo, però quando si entra nei posti, cioè fa un caldo, ma un caldo che anche se mi tolgo il piumino c'ho caldo, cioè roba da essere manichine corte. E questa cosa mi sta un attimo dando degli svarioni, quindi mi sa che adesso torno in albergo, visto che sto sveglia da stamattina, cioè da stanotte. Qui non ho dormito tanto bene perché mia figlia Stella si è infilata nel letto a un certo punto, mi ha tirato i calci nei reni tutta la notte, quindi praticamente non ho dormito. Ed ecco qua che c'è un'altra coda. Code a più non posso oggi. E dall'altro lato della strada per andare al Museo delle Cere, guardate, c'è un'altra coda infinita. Io onestamente non mi spiego perché fare una coda del genere, cioè guardate quanto è lunga, non so se si nota, per il Museo delle Cere. Ma avevo visto la limousine qua fuori, ho fatto la battuta, ho detto ma cos'è per noi? Ragazzi, è per noi veramente. Quindi sveglia alle 3:30 comoda anche stamattina, però dai, trattamento VIP. La collega mi ha anche comprato questi occhiali. Non ci vedo niente, però grazie. Limo. Il problema è entrarci in limousine. Aiuto. Quindi arrivati in aeroporto in limo. Dai, la limo è veramente la prima volta che ci capita. Si vede che oggi ne hanno prenotate così tanto che la mattina dicono vabbè dai, usiamole per gli equipaggi. Tra l'altro sapete che non fa neanche tanto freddo? Cioè a me è venuto un malanno e ho le scalmane di caldo, ma non ho bisogno neanche del cappotto. Se volete farvi la doccia basta che mi infilate sotto la fontana e via. Appena salita a bordo, tranquilli, adesso me li tolgo sui occhiali anche perché non vedo assolutamente niente. Cioè, ti fa diventare quasi strabica sti cosi qua. Oggi il volo dovrebbe essere tutto semplice, quindi torniamo a Miami in tempo per il Capodanno. Appena atterrata a Miami sono veramente stanca a morte. Infatti adesso non vedo l'ora di andare a casa a farmi un altro pisolino. E poi questa sera, dai, vedremo. Se ci sentiamo avventurieri penso che andremo su Ocean Drive. Se no, dormirò e guarderò magari i fuochi dal balcone. Quindi per adesso vi ringrazio di aver volato con me anche quest'oggi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo volo nel 2023. Ciao a tutti! Ci siamo fatti forza! Io onestamente sono svegliata alle 3:45 di questa mattina che ero a New York. Però ho detto no, dobbiamo uscire perché siamo ancora giovani, quindi siamo nella mia bellissima bici, il marito pedala. Buonanotte a tutti, Stella dorme. Nonostante i fuochi d'artificio. La comodità di avere la super bici.